Il PIL è un valore fondamentale per comprendere l'economia di uno Stato e molto spesso sentiamo pronunciare questa sigla da giornalisti, economisti e politici. Molti però non sanno minimamente cosa stia a significare e il motivo per il quale sia così importante. Per questo mi sembrava importante dedicare un video a proposito. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video andremo a parlare del PIL, il prodotto interno lordo. Che cos'è il PIL? Il PIL è il valore dei prodotti e servizi realizzati all'interno di uno Stato nell'arco di un anno. I prodotti e i servizi devono essere finiti, ovvero devono essere beni destinati al consumatore finale. Prendiamo come esempio una società informatica che produce PC e un uomo appassionato di tecnologia. Entrambi devono comprare una scheda video per assemblare il proprio computer. La scheda video acquistata dal consumatore finale entrerà a far parte del PIL, mentre la scheda video acquistata dalla società no, proprio perché la scheda diventa un bene intermedio che verrà utilizzato durante l'assemblaggio del computer, che poi verrà venduto, e allora sì che il suo prezzo entrerà a far parte dei prodotti e servizi finiti. La sigla PIL, come abbiamo già visto, sta per prodotto interno lordo. Interno, poiché rientrano a far parte di questo indicatore solamente i beni prodotti all'interno dello Stato. Se una società informatica statunitense producesse i suoi dispositivi in Italia, quei beni verrebbero contati nel PIL italiano. Mentre se una società informatica italiana producesse i suoi dispositivi negli Stati Uniti, allora quei beni verrebbero conteggiati nel PIL statunitense. Per lordo invece si intende che sono compresi gli ammortamenti, ovvero la diminuzione del valore dei beni, che può avvenire per obsolescenza, ovvero per superamento tecnologico, oppure senescenza, ovvero che la perdita di valore è legata alla consumazione. Per esempio, un macchinario può perdere valore perché si è consumato con il tempo, oppure perché è stato prodotto un macchinario tecnologicamente più avanzato. Nel caso in cui gli ammortamenti non venissero compresi, staremmo parlando di PIN, prodotto interno netto. Arrivati a questo punto, ti starai chiedendo effettivamente come si calcola. Vediamolo insieme. Come si calcola il prodotto interno lordo? Sono quattro i valori principali che rientrano a far parte del calcolo. I consumi, che comprendono beni non durevoli, quindi a breve termine, come il cibo, beni durevoli, come gli elettrodomestici, e i servizi, per esempio la riparazione di un tubo da parte dell'idraulico. Poi abbiamo gli investimenti, che comprendono la spesa delle imprese e la spesa della famiglia in beni immobili, come le abitazioni. In seguito troviamo la spesa pubblica, ovvero la spesa che sostiene lo Stato per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Sono un esempio le infrastrutture. Infine troviamo le esportazioni nette, che si calcolano facendo la differenza tra le esportazioni, beni che abbiamo venduto all'estero, e le importazioni, i beni che abbiamo comprato dagli stati esteri. La somma di questi quattro valori ci dà il prodotto interno lordo. A cosa serve il PIL? Ultima osservazione importante è capire a cosa serve il prodotto interno lordo. Il PIL è il principale indicatore di salute di un sistema economico, dato che rappresenta la capacità del sistema stesso di produrre e vendere beni. Il PIL è un market mover significativo per l'andamento dei mercati finanziari. L'aumento del PIL di uno Stato ha effetti positivi sulle borse, poiché indica che quel territorio sta migliorando in natura economica. Se però il valore del PIL cresce in modo smisurato, superando di gran lunga i valori degli scorsi anni, allora l'incremento non è affatto benefico e potrebbe essere relativo ad un'impennata dell'inflazione. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!